Buonasera a tutti, ben ritrovati nel nuovo anno. Spero che abbiate passato delle feste, insomma, buone, diciamo, nel migliore dei modi. Ed è in effetti per me sempre grande gioia ritrovarvi qua e parlare della mia Irlanda. Ci siamo lasciati un mese fa, quindi in effetti era un po' così che dovevo ricordarmi il mio filone narrativo. Ma so che appunto eravamo rimasti un po' all'avvento del cristianesimo in Irlanda, tutta la storia un po' così dei santi che hanno fatto la storia religiosa di questo paese e di come poi alla fine arrivano i primi invasori. Le prime incursioni dall'esterno, i primi pericoli che questi siti monastici affrontano, un nemico che non li conosceva in quanto religiosi, ma in quanto predatori, in quanto persone che arrivavano da molto lontano per diciamo prendere tutto quello che era possibile prendere per poi ritornare nei loro luoghi. E quindi oggi appunto volevo un po' proseguire la storia, per poi non so se riuscirò a finirla con oggi, perché poi da adesso in poi ci vedremo una volta al mese, un po' perché magari ho diversi impegni, e anzi spero che il 2021 mi riporterà anche il mio amato lavoro. Wish me luck, come dicono gli inglesi. Comunque appunto poi a un certo punto, insomma, basta con la storia e nei prossimi appuntamenti poi volevo parlarvi anche di argomenti magari un pochettino più dinamici, più forse anche più divertenti, come la musica, insomma, la danza, la letteratura, eccetera. Però appunto mi premeva un po' finire questo discorso, anche perché poi la storia d'Irlanda è molto variegata. Ma soprattutto la parte, diciamo, un pochettino più recente è un po' un campo minato che sinceramente poi eviterò per vari motivi, un po' perché siamo fuori contesto, nell'attesa poi magari di avervi come clienti su un mio tour, quando finalmente poi si potrà tornare a viaggiare. Sì, Gaetano dice organizziamo l'Irlanda 2022. Guarda, Gaetano, non vedo l'ora. Credimi, non vedo l'ora. E infatti per scaramanzia, guarda, cerco di non pensarci, ma poi dico, magari dopo l'estate ci mettiamo lì e io e te buttiamo giù un bel itinerario per tutti coloro che vorranno venire con noi e quindi vedere, toccare con mano, ecco, quello di cui abbiamo parlato in questi mesi. E quindi sì, sicuramente sarà un appuntamento per il 2022 da non perdere, mi raccomando, questo ci terremo tantissimo io e Gaetano. Bene, allora dicevo, dunque abbiamo visto questi siti monastici sparsi un po' in tutto il territorio irlandese, un territorio che, ripeto, non aveva ancora conosciuto la struttura della città. Quindi, come vi ho detto più volte, in quel momento i siti monastici facevano un po' le veci di una città, erano gli unici che potevano offrire dei servizi a coloro che si spostavano da una parte all'altra del paese e quindi erano diventati veramente importantissimi, capisaldi, insomma, della cultura di quell'epoca. Però, come dice, ad un certo punto della storia arrivano i primi pericoli, i primi nemici, chiamiamoli così, perché lo erano proprio in effetti, e arrivano in effetti da lontano, sempre dal nord Europa, però un pochettino più spostati verso est. Infatti, dalla penisola scandinava a un certo punto arrivano i vichinghi. Gli inglesi sono quelli che li hanno conosciuti per primi. In realtà, anche per ovviamente questione di rotta, i vichinghi abitavano lungo i fiordi della Scandinavia, quindi sia Danimarca, Svezia e Norvegia e poi in parte anche in Islanda. E a un certo punto praticamente hanno l'esigenza di spostarsi non per conquistare
nuovi territori, all'epoca non erano ancora interessati a questo, ma avevano necessità di trovare oggetti preziosi per poter poi barattarli nella loro società che non conosceva ancora l'uso della moneta. Questo, diciamo, è uno dei tanti motivi che hanno spinto i vichinghi ad affacciarsi a terre che per loro erano ancora sconosciute. Quindi, come dicevo, per questione di rotta, ovviamente partendo dalla penisola scandinava, è ovvio che le prime terre dove loro approdano sono le coste inglesi, nel nord-est dell'Inghilterra. Soprattutto questa isoletta di Lindisfarne, dove arrivano i primi vichinghi. Questi primi vichinghi, tenete conto che non erano mai stati fuori dai loro confini nazionali, non conoscevano nulla, quindi conoscevano solo il loro mondo e la loro, diciamo, religione, tra virgolette, perché poi erano ovviamente pagani, quindi avevano queste divinità terribili in un certo senso, no? Thor, Odino, Frida, eccetera. Per cui arrivano su questa isoletta di Lindisfarne. E lì cosa trovano? Trovano un monastero anche piuttosto importante all'epoca. Quindi per loro è un po' una sorpresa, quella di trovare un luogo innanzitutto dove abitavano solo uomini. Oltretutto erano tutti vestiti uguali, quindi loro non capiscono ovviamente il motivo per cui non ci fossero donne in quel luogo e neanche riescono a capire dove erano approdati. Ovviamente, non sanno che cosa sia una chiesa, non sanno cosa fosse un sito monastico, tantomeno insomma monaci o preti che fossero. Semplicemente però arrivano sulle coste di questa isoletta e avanzano all'interno di questa struttura che ovviamente non era ben difesa perché non aveva ancora avuto in questo caso dei nemici e quindi furono i monaci, i poveri monaci, i primi a toccare con mano questa violenza portata dai vichinghi, proprio perché erano avidi di scoprire cose nuove, ma soprattutto, ecco, di, come si dice in gergo, arranfare. E per loro fortuna, in effetti, arrivarono proprio nel luogo giusto, nel senso che fossero arrivati magari in un villaggio, probabilmente non avrebbero trovato tante cose. Insomma, nei villaggi la gente povera non poteva avere nulla di prezioso. Ma invece ecco che capitano in un monastero. I monasteri erano luoghi dove si trovavano delle grandi ricchezze e lì infatti i vichinghi trovano crocifissi tempestati di pietre preziose, calici in argento, in oro, loro non credono ai loro occhi e quindi rubano, razziano tutto il possibile, ammazzano anche tutti questi poveri monaci che scappano spaventati, urlano, quindi loro ovviamente non sanno appunto chi hanno di fronte e quindi tutto quello che era sul loro cammino, sul loro percorso, ovviamente era un qualcosa da eliminare. Quindi da Lindisfarne poi i vichinghi procedono verso tutto, soprattutto il nord dell'Inghilterra, per poi spostarsi piano piano verso la parte più interna, quindi verso la parte ovest, verso il Galles, tanto per intenderci. E formano anche le loro piccoli accampamenti, che erano però temporanei, perché, come ripeto, i primi vichinghi che arrivano in Europa, soprattutto nei primi anni, allora noi parliamo innanzitutto, scusate, ho dimenticato il periodo storico che è molto importante, diciamo la data convenzionale che gli storici hanno fissato come prima incursione vichinga è il 795, quindi siamo alla fine dell'VIII secolo. E quindi si può dire che dalla fine dell'VIII secolo incomincia l'epopea vichinga nel resto dell'Europa, un'epopea che sarebbe poi durata tanti secoli. Quindi dicevo, i vichinghi quindi arrivano in Gran Bretagna e razziano, ma poi tornano sempre a casa, non si fermano mai sul territorio. Quindi tornano a casa con il loro carico di preziosi. Ovviamente poi quando si sparge la voce che in queste terre, al di là della penisola scandinava, c'erano così tanti tesori. Ovviamente poi arrivano altri clan vichinghi, no? Arrivano prima in realtà i primi sono stati forse gli svedesi e i danesi, poi successivamente arrivano anche quelli della Norvegia. Però
E quindi ovviamente è un periodo in effetti molto turbolento per la Gran Bretagna. Però poi a un certo punto i vichinghi vanno anche oltre e ovviamente dal Galles loro fanno poca fatica ad attraversare il canale e arrivare quindi in Irlanda. Tanto i vichinghi, così per darvi anche un po' un quadro generale dei vichinghi, perché mi piace anche così inquadrare questo popolo che molto spesso viene visto come un popolo barbaro, no? Spesso vengono descritti come persone molto sporche, molto rozze, ignoranti, insomma, il vichingo, no? Cattivo, no? Quasi. Insomma, in realtà i vichinghi dobbiamo un attimo anche rivalutarli un pochettino. In realtà i vichinghi erano veramente molto intelligenti. I vichinghi erano un popolo di curiosi che amavano anche capire quello che trovavano davanti a loro. Quindi non si limitavano a razziare e poi andarsene senza avere un feedback culturale, chiamiamolo così, anche se no, forse sono parole grosse, però man mano che loro arrivano e razzano, cercano anche di capire perché, per esempio, questi luoghi hanno queste croci, perché ci sono così tanti tesori, tempestati di pietre preziose, questi crocifissi, questi calici, a cosa servono? E addirittura quindi poi non solo ammazzano, ma spesso anche rapiscono questi preti perché vogliono capire chi fossero queste persone, che loro dicono sì, probabilmente è una persona che ha del carisma, che riveste un ruolo importante in quella società, ma quale? Quindi di fatti vengono rapiti anche tanti preti inglesi e portati poi in Scandinavia, saranno poi coloro che serviranno a far capire ai vichinghi anche che cosa nascondeva, diciamo, questo mondo della religione, in questo caso cattolica, no? I vichinghi poi formano a un certo punto anche dei piccoli accampamenti che si evolvono quasi in piccole città. In lingua vichinga, così come nelle lingue scandinave odierne, la città si chiama Bey. E allora, se voi fate caso, in Inghilterra ancora oggi ci sono tante città che finiscono in B, Derby per esempio, Lockerbie, Grimsby, eccetera, eccetera. Ecco, questo vi dà l'idea che anticamente questi erano tutti siti vichinghi, siti fondati da vichinghi. Quindi potete divertirvi a guardare una mappa della Gran Bretagna e guardare un po' come si sono mossi. E in Inghilterra poi praticamente si concentreranno negli anni successivi, nei secoli successivi, scusate, soprattutto appunto nella parte del Galles e verso anche la parte centrale dell'Inghilterra. Da lì poi arriveranno in Irlanda. Qual era il modus operandi dei vichinghi? Perché i vichinghi, ovviamente, abitando nei fiordi, abitando in un territorio vastissimo, dove però non c'erano strade, dove ci sono anche alte montagne, perché i vichinghi abitavano nella parte sud della penisola scandinava, quindi una regione molto montuosa. Se siete mai stati in Norvegia, per dire, avete visto queste montagne molto alte nella parte sud. Quindi loro erano abituati a muoversi in che modo? Non tanto a piedi, ma sempre attraverso il mare, attraverso l'acqua. I vichinghi infatti sono stati i più grandi navigatori della storia, su questo ecco, non ci sono dubbi a riguardo. Loro in un'epoca dove ancora veramente da noi c'erano imbarcazioni molto rudimentali, loro invece costruivano già delle imbarcazioni che potevano sopportare delle traversate dell'oceano anche in pieno inverno, quando ovviamente potete immaginare, parliamo dell'oceano, non del Mediterraneo, quindi un oceano, un mare che è spesso agitato, e dove loro praticamente stavano anche parecchi giorni, perché all'epoca, insomma, per raggiungere l'Inghilterra non è che ci arrivavano in un giorno, se ne stavano sull'oceano anche 2 o 3 settimane. Ed erano imbarcazioni che erano abbastanza grosse da portare, da avere una capacità di passeggeri molto alta. In ogni imbarcazione potevano stare anche 50-60 persone. E
Erano abbastanza robuste, ovviamente, per attraversare l'oceano in tanti giorni, ma la cosa fondamentale è che erano anche abbastanza leggere da poter poi essere anche usate sulla terraferma. Perché? Perché loro sapevano che a piedi non erano bravi. Sapevano come muoversi, ma sempre attraverso l'acqua. Allora loro, molto intelligentemente, hanno operato questa strategia, cioè di conquistare, di arrivare in tutti i luoghi, sempre cercando vie d'acqua. Quindi loro arrivavano sulle coste, portavano ovviamente a riva la loro imbarcazione e poi se la portavano a spalle e andavano in cerca di fiumi, fiumi da risalire per arrivare nella parte più interna e quindi vedere che cosa ci fosse. Con questo metodo loro hanno conquistato praticamente l'Europa e non solo, no? Perché poi nel corso dei secoli arriveranno addirittura anche in Medio Oriente. Quindi in questo caso arrivano in Irlanda, noi oggi parliamo ovviamente prettamente dell'Irlanda e quindi vichinghi in Irlanda. Allora, in pratica i vichinghi arrivano ovviamente sulla costa est, quindi attraverso il canale tra Gran Bretagna e Irlanda e risalgono i fiumi, soprattutto risalgono il fiume Shannon. Il fiume Shannon è un fiume che nasce nella parte nord-est dell'Irlanda, oggi in territorio dell'Irlanda del Nord, e poi taglia in diagonale da nord-est a sud-ovest tutto quanto il paese. All'epoca, tra l'altro, il fiume Shannon era molto più largo rispetto a quello che noi vediamo oggi. E quindi loro, attraverso il fiume Shannon, raggiungono anche tutta la parte delle Midlands, della parte centrale dell'Irlanda, dove erano concentrati la maggior parte di questi siti monastici. Quindi i monaci che vivevano in questi siti monastici vedono arrivare i vichinghi. E cosa fanno? Come vi dicevo l'altra volta, loro avevano ideato questo intelligente sistema delle high towers, delle torri alte. Dopo le prime incursioni vichinghe che portano una devastazione totale in questi luoghi, tenete conto che all'epoca delle prime incursioni vichinghe tutti i siti monastici erano ancora costruiti in legno. Poi solamente a partire dall'anno 1000 la pietra rimpiazzerà il legno, anche perché era un materiale ovviamente più duraturo. C'erano artigiani più abili nella lavorazione della pietra e quindi a partire dall'anno 1000 i monaci iniziano a costruire queste torri alte, che avevano la funzione di torri di avvistamento. Prima di allora non c'erano pericoli, quindi perché monitorare il territorio? Non arrivava nessuno. Poi però iniziano ad arrivare i vichinghi, quindi c'era proprio questa necessità di osservare il territorio, monitorarlo per poter poi dare l'allarme. Ecco che quindi attraverso queste torri, che erano alte circa 30 metri, il monaco che stava di vedetta poteva ovviamente avvisare la comunità dell'arrivo imminente di un pericolo, in questo caso dei vichinghi. E cosa faceva? Innanzitutto suonava le campane. Proprio nella parte alta c'erano le campane, tanto che in alcuni casi venivano anche utilizzati come campanili. Non solo per richiamare i fedeli alla messa, ma anche proprio per cadenzare l'ora della giornata di un monaco. E quindi cosa succedeva? Quindi tutti i monaci smettevano le loro attività e andavano verso questa torre alta, questo rifugio, portando con sé tutti gli oggetti più preziosi, ma anche, per esempio, manoscritti, sai, salmi, eccetera. Queste torri alte avevano l'ingresso non a livello del terreno, ma di circa 2-3 metri più in alto. Da lì pendeva una scaletta, che poteva essere in corda o di legno, e tutti i monaci quindi salivano le scalette e andavano dentro questa torre, dove erano anche stipati generi alimentari che potevano durare per almeno un mese. Quindi quando l'ultimo monaco saliva, oppure anche la comunità laica, perché come vi dicevo l'altra volta c'era anche tutta una comunità laica che viveva all'esterno dei siti monastici, ma ne faceva parte comunque della vita del monastero. E quindi quando tutti erano dentro questa torre, si chiudevano dentro e cioè, se ne stavano lì 2 o 3 settimane, finché i vichinghi facevano le loro razzie
E a questo punto poi loro non erano interessati in realtà ad uccidere, perché loro uccidevano solo se trovavano qualcuno nel loro percorso, ma se li lasciavano fare, loro prendevano quello che trovavano e poi se ne andavano. E questo i monaci ovviamente l'avevano capito e quindi praticamente li lasciavano campo libero per le loro scorrerie. Dopodiché, quando i vichinghi, stanchi, quando avevano trovato tutto quello che volevano, se ne andavano e quindi ogni volta i monaci ritornavano poi sul terreno, nel loro sito, e operavano la ricostruzione. Quindi questo è avvenuto più e più volte, perché abbiamo veramente tante incursioni vichinghe che si succedono in un arco di tempo che va circa dall'inizio del IX secolo fino a tutto l'anno 1000. E i vichinghi quindi ritornano, come ripeto, sempre in Scandinavia, finché poi a un certo punto forse anche per un aumento della popolazione, forse anche perché capiscono che ovviamente il loro territorio è molto più esiguo per popolarlo rispetto a quello di una Gran Bretagna o di un'Irlanda che è essenzialmente pianeggiante. E allora iniziano anche a pensare a stabilirsi in questi territori. Allora ecco che finalmente in Irlanda abbiamo le città, pensate, le prime città le costruiscono proprio i nostri amici vichinghi. Intorno all'841, per esempio, nasce la città, chiamiamola così, di Dufflin, che in lingua vichinga significava lo stagno nero. Era un piccolo borgo che fu costruito dove oggi, se conoscete ovviamente Dublino, dove oggi c'è proprio il castello cosiddetto di Dublino. Così chiamato proprio perché fu una prima fortificazione, la prima struttura di quel genere che è stata costruita non solo a Dublino ma in tutta l'Irlanda. Dopo Dublino nasceranno anche altre città vichinghe, e parliamo per esempio di Cork, Waterford, Wexford, Limerick. Questi sono i primi centri fondati dai vichinghi. Quindi è vero che ecco, i vichinghi portano devastazione, portano distruzione, violenza, eccetera, però portano anche un qualcosa di buono. Poi, nel frattempo, che ovviamente si parla ovviamente di anni successivi, anche dal resto dell'Europa, in questo caso dagli inglesi, dagli irlandesi, imparano qualcosa. Come ripeto, loro erano molto aperti anche alle novità. E innanzitutto imparano l'uso della moneta. Quindi non era più questa una questione di baratto a quel punto, perché c'era la moneta, quindi già la razzia decade un po', no? Come importanza. E a quel punto invece si innesta questa voglia di colonizzare questi posti. Naturalmente all'epoca delle incursioni vichinghe l'Irlanda aveva ancora una cultura gaelica, quindi era ancora suddivisa in questi piccoli stati, in questi tuatha, circa 150 stati, con a capo ognuno il suo re, il suo esercito, la sua popolazione, che spesso poi tra l'altro erano in guerra tra di loro. L'Irlanda praticamente non è mai stata unita. Paradossalmente, pensate che l'unico periodo in cui l'Irlanda è stata unita con un unico governo fu proprio durante la dominazione inglese. Però in realtà l'Irlanda è sempre stata frazionata, come forse vi ho già detto negli incontri precedenti. Purtroppo per loro non hanno mai conosciuto i romani all'inizio della storia, quindi questo effetto centralizzante, no, che davano un po' i romani ai popoli e ai territori conquistati, cioè quello di unirsi per fronteggiare poi insieme il nemico comune. Perché divisi non si arriva da nessuna parte. Quindi purtroppo questa mentalità l'Irlanda non l'ha mai conosciuta, non avendo avuto i romani, e quindi è sempre stato un territorio sempre frazionato, sempre in lotta uno con l'altro, e si perdeva un po' di vista poi il nemico più grande. Ed è per questo che i vichinghi, quando loro arrivano, trovano anche terreno fertile per le loro scorrerie. Poi ovviamente non è che diciamo, i gruppi gaelici cercano di contrastare l'ondata vichinga, spesso con vittorie, altre volte con le sconfitte. Però c'è sempre questa disunione,
C'è sempre questa cosa che sì, il gruppo di gaelico del Leinster magari sconfigge i vichinghi, però poi c'è l'altro, quello che abita a nord, che magari si allea con loro perché così sconfiggiamo l'altro gruppo di gaelici che insomma mi stanno un po' sulle scatole. E quindi purtroppo è un po' una storia così travagliata, no? Quella dell'Irlanda, anche per questi motivi. I vichinghi poi, allora. Come vi dicevo, ci sono tanti errori storiografici sui vichinghi, uno dei quali è che purtroppo lo so che vi devo dare una brutta notizia, ma in realtà i vichinghi non arrivavano con questi caschi, con le corna, con gli elmi con le corna. I vichinghi non hanno mai avuto elmi con le corna, questa è un'invenzione, dell'uomo moderno, anzi, un'invenzione americana, guarda caso, un'invenzione di Hollywood, quando iniziarono a fare i primi film storici, quelli che avevano per protagonisti i vichinghi, gli attori, gli veniva dato questo elmo con le corna, ma non ci azzeccava niente con la storia reale. In realtà i vichinghi portavano un elmo, abbastanza appuntito, un'unica punta, nulla di che, insomma, non certo quello a cui noi siamo abituati, insomma, a vedere i vichinghi oggi. Poi è vero che erano sporchi perché comunque poveretti, erano 3 settimane che viaggiavano stipati come delle sardine su una barca e quindi potete immaginare col salino, insomma, il vento, la pioggia, eccetera. Non è che quando arrivavano sulle nostre coste erano appena stati dal parrucchiere. Quindi è ovvio che avevano tutti questi capelli lunghi, tutti impigliati uno con l'altro, insomma, e quindi non erano un bel vedere, questo indubbiamente. Però poi invece erano persone che curavano molto il loro aspetto e anche i loro vestiti, insomma, erano molto belli. Però, ripeto, durante le scuderie non è che c'era questa esigenza di essere eleganti, giustamente. Badavano molto, insomma, al lato pratico. E i vichinghi poi conosceranno la religione, perché i primi sì, vanno contro proprio per razziare, però poi giustamente i preti inglesi insegnano loro che cosa sia la religione e quindi piano piano riescono anche a convincere i capi vichinghi ad adottare il cristianesimo. Quindi siamo intorno all'anno 1000 quando i vichinghi nei vari siti sono catechizzati, evangelizzati e quindi lasciano perdere il loro mondo pagano, le loro divinità. E adottano appunto il cristianesimo. E sono anni in cui nascono anche le prime chiese, le prime cattedrali costruite sia in Scandinavia, le famose Stavkirche della Scandinavia, queste chiese in legno fatte tipo pagoda orientale, e nasceranno però anche chiese sia in Gran Bretagna e anche in Irlanda. Parlando dell'Irlanda, la prima cattedrale che fu costruita, chiamiamola cattedrale perché adesso è una cattedrale, però in realtà all'epoca vichinga era una piccola chiesa, una struttura molto semplice, e che oggi è la cattedrale di Christchurch, una delle due cattedrali di Dublino. Subito dopo nasce l'altra cattedrale, quella di San Patrizio, sono proprio vicine una all'altra e sono state ricostruite entrambe poi alla fine del 1200, anche se quelle che noi vediamo oggi sono purtroppo ricostruzioni, perché purtroppo poi, come sapete, in Irlanda è stato distrutto tutto. Però ecco per dire che poi hanno dato anche un'impronta alla storia religiosa del paese. I vichinghi quindi iniziano a stanziarsi sul territorio irlandese, costruiscono le città e ovviamente a questo punto inizia anche un po' un processo di assimilazione, perché ripeto, il vichingo, essendo curioso, alla fine poi si assimila facilmente con il popolo conquistato e quindi iniziano questi matrimoni misti, quindi vichinghi che sposano fanciulle locali. E che a quel punto, a un certo punto della storia, si può dire che questi vichinghi diventano più irlandesi degli irlandesi stessi. E poi però cosa succede? Che comunque c'erano sempre queste diatribe tra un clan e l'altro, un clan gaelico e l'altro. E nello stesso tempo c'era qualche re che iniziava a avere una piccola idea di unificare il paese, per cercare di dare un certo ordine, per cercare di governare tutta l'isola
e tenerla lontano dagli incursori stranieri. E questo re, questo primo e forse unico re, si può dire, che ebbe questa idea di unificare tutto il paese e ovviamente essere lui a governarlo, fu il mitico re del Munster, Brian Boru. Brian Boru era il re del Munster, quindi la parte sud dell'isola, e nel 1014 dichiara guerra agli ultimi vichinghi bellicosi che erano rimasti in Irlanda. Gli schieramenti si incontrano proprio a nord della città di Dublino, in quello che oggi è un quartiere della capitale, Clontarf, e Brian Boru riporta la vittoria sui vichinghi. Quindi voi dite: ah, bene, così allora Brian Boru ha unificato il paese. Purtroppo no, perché? Perché è vero, lui uscì vincitore da questa battaglia, però purtroppo pochi giorni dopo morì per le ferite riportate in battaglia. Quindi con lui muore un po' anche questa idea di unificare il paese, anche se ci provano altri re. Ma che purtroppo forse non erano così diplomatici da essere amati anche dai loro avversari. Quindi chiunque dicesse: ah sì, guardate, io mi propongo come re supremo di questo paese, e c'era il clan rivale che diceva: no, a noi non sta bene, vogliamo il nostro re lì. Quindi di fatto non succede poi nulla, il paese non si unisce, però c'è da un altro lato che la comunità vichinga, che diventa sempre più forte, e a quel punto insegnano loro stessi agli irlandesi strategie di battaglia, insegnano anche un addestramento militare più efficace. All'epoca, insomma, non è che avessero molte armi, neanche un grande addestramento militare, i gaelici. Quindi, da un lato, insegnano anche a difendersi. E c'è questa unificazione, diciamo, di culture. Però, come ripeto, questi clan, alcuni sono più bellicosi di altri. Per esempio, i mitici O'Neill, che abitavano nel nord-est dell'Irlanda, erano quelli che davano un pochettino più di filo da torcere agli altri. E finché, appunto, nel XII secolo, il re del Leinster è in guerra con un re vicino, un re minore, quindi il re del Leinster che si dichiarava re supremo. Un re minore, tale Dermot McMurrough, dichiara guerra a questo rivale e esce sconfitto. Quindi Dermot McMurrough esce sconfitto da questa battaglia, non si dà per vinto e dice: allora io cosa faccio? Visto che lui si è alleato con i vichinghi qua della sua zona, allora io vado a cercare gli altri vichinghi, quelli più forti, quelli che nel frattempo hanno fondato un loro regno, sia in Galles ma soprattutto in Normandia, perché i vichinghi avevano fondato un regno tutto loro, il famoso regno degli uomini del nord, e infatti da vichinghi si trasformano in uomini del nord, normanni. E quindi Dermot McMurrough va prima in Galles. Però gli dicono: guarda, che noi rispondiamo al nostro re Enrico II, che in questo momento è in Francia. Quindi lui prende, va in Francia, parla con il re Enrico II e chiede aiuto per poter conquistare l'Irlanda e governarla poi insieme a lui. Di fatto deve dargli ovviamente un'esca, no? E Enrico II in effetti accetta di aiutarlo, e gli dice: sì, perfetto, guarda, allora fai una cosa, vai nel Galles, lì è il punto più vicino alla tua isola, e lì puoi parlare con insomma, i miei generali e formare un esercito per poter poi rientrare nel tuo paese e avere una vittoria. Quindi questo succede, che nel 1169 questo esercito, chiamiamolo degli anglo-normanni, arriva a Wexford, sulle coste est, e quindi riporta una grande vittoria. Questa grande vittoria viene vista, l'eco ovviamente si sparge poi sia in Galles che nel resto del regno normanni, e questi normanni vedono anche così una possibilità per
arrivare in un paese nuovo e conquistare territori, terra, proprio terra da poter avere, da poter coltivare, da poter allevare magari animali, perché in effetti sia in Galles che in Francia erano un po' strettini tra uno e l'altro. E quindi, in effetti, nel 1169 arriva questo enorme esercito, un esercito enorme che praticamente sbarca in Irlanda, guidati da questo personaggio che si chiamava Richard de Clare, detto Strongbow, perché era un bravissimo arciere. E lui appunto era un normanno, Richard de Clare, e conquista praticamente tutta la parte est e sud dell'Irlanda. Si dichiara anche conte di Pembroke, in quanto aveva dei possedimenti in Inghilterra, e quindi inizia la costruzione, della prima struttura che possiamo definire castello, quindi seguiranno poi altri, perché tutti questi, normanni che di fatto arrivano sul territorio irlandese iniziano a costruire questi primi castelli, rudimentali castelli in legno, che poi ovviamente si trasformeranno in castelli, fortezze, vere e proprie, a partire però solo dalla fine del 1200, inizio del 1300. Quindi l'Irlanda adesso è praticamente un po' a metà tra ancora i clan gaelici rimasti, i vecchi vichinghi che si erano assimilati a loro e poi i nuovi normanni, quindi i vecchi vichinghi che si erano già assimilati con gli inglesi e i francesi e erano diventati normanni. E quindi era proprio tutto un cantiere, insomma, un fermento in Irlanda in quei secoli. Le città iniziano a crescere, a prosperare, iniziano anche i commerci, iniziano commerci tra anche gli altri regni normanni, quindi tra la Gran Bretagna e il nord della Francia, e anche un periodo abbastanza prospero, tutto sommato. Però ovviamente chi c'era al di là a osservare tutto dall'esterno? Gli inglesi, ovviamente. Gli inglesi che vedevano non di buon occhio questa espansione dei normanni in Irlanda e soprattutto la loro assimilazione con gli irlandesi, che non aveva nulla a che fare con gli usi e costumi degli inglesi. E quindi di fatto a un certo punto tentano di porre fine a questa assimilazione, tentano di mettere un punto di rottura tra la cultura gaelica e la cultura invece anglo-normanna, chiamiamolo così, per loro era essenzialmente cultura inglese. Tanto è vero che poi nel 1376 ci saranno le cosiddette leggi di Kilkenny. Queste leggi, per esempio, vietavano i matrimoni misti, vietavano ai normanni di parlare la lingua irlandese, di anche danzare, per esempio la danza irlandese, tutto ciò che era gaelico, che era cultura gaelica, veniva bandita nell'ambito di questi trattati di Kilkenny, cosiddetti. Di fatto i normanni non ascoltano una parola di quello che gli inglesi dicevano, in quanto loro si vedevano come signori del luogo, si vedevano quasi come nativi del luogo. E quindi prendono in antipatia addirittura gli inglesi che gli dicono cosa devono fare proprio a loro, perché mi devi dire cosa devo fare? Ma ci mancherebbe. E quindi di fatto provano sempre più simpatia invece per gli irlandesi e antipatia per gli inglesi, che quindi aiutano a respingere verso est. Quindi man mano che dall'Inghilterra arrivavano eserciti inglesi che tentavano di sopperire appunto a questa mancanza di legge inglese, e invece i normanni e i gaelici che li respingevano. Tant'è vero che nel 1400, all'inizio del 1400, l'influenza inglese in territorio irlandese era ridottissima. In pratica il territorio era all'incirca nei confini dell'odierna città di Dublino. Tutto il resto dell'isola era praticamente sotto l'influenza gaelica e normanna, quindi nulla di fatto per gli inglesi, che però ovviamente non se ne stavano,
nei loro confini perché volevano a tutti i costi conquistare l'Irlanda. Ora, tanti mi chiedono, no, spesso, ma perché c'era questa voglia di conquistare l'Irlanda? Perché tutto sommato è un territorio dove non c'era nulla, non c'erano materie prime, non c'era nulla, diciamo, di interessante. Era tutt'oggi è un territorio, come ripeto, prettamente pianeggiante, il terreno neanche troppo fertile, a dire la verità. Quindi perché tutta questa smania, no, di conquistare l'isola? Beh, un po' perché poteva essere visto come un avamposto militare, una specie di vedetta, perché ovviamente la corona britannica, in guerra soprattutto poi a partire dal 500, sarà in guerra con la Spagna, e ovviamente gli inglesi temevano che le navi spagnole, navi da guerra spagnole, passassero ovviamente larghe, quindi facessero il giro attorno all'Irlanda, cosa che effettivamente succedeva, per aggirare gli inglesi e arrivare da nord. Quindi loro essenzialmente volevano conquistare l'Irlanda per avere proprio così, l'idea di chi arrivava dal resto dell'Europa, avere praticamente tutti i punti di osservazione possibili. E quindi nei secoli ovviamente gli inglesi mordevano e ovviamente poi a un certo punto erano anche molto superiori a livello militare, sia come strategia, sia a livello di armi, sia a livello di numeri di soldati. E quindi i tempi difficili poi arriveranno, soprattutto sotto il regno di Enrico VIII, quindi a partire dal 1500, diciamo che gli irlandesi iniziano un po' a vacillare, iniziano a essere estremamente inferiori numericamente, ma soprattutto anche dal punto di vista della strategia militare. Erano tutto sommato poi alla fine dei contadini, quindi non davano molto filo da torcere, anche se erano armati di grande vigore, insomma, ovviamente si difendevano con i denti, però poi di fatto gli inglesi erano sempre più forti, poi erano economicamente anche molto più ricchi e potevano anche assoldare soldati da altri territori. C'erano nelle loro file, per esempio, tanti soldati che provenivano, per esempio, dai Paesi Bassi, per dire, dalla Francia, anche eccetera. E sotto il regno di Enrico VIII, praticamente viene operata la riconquista dell'Irlanda. Enrico VIII manderà più eserciti in Irlanda che piano piano conquistano un po' tutto il territorio. Tra le altre cose, poi, sempre a metà del Cinquecento, come sapete, c'è la riforma anglicana. Enrico VIII si stacca, c'è lo scisma anglicano, quindi si stacca dalla Chiesa Cattolica Romana ovviamente, una volta conquistato l'Irlanda, obbliga anche gli irlandesi ad accettare questo scisma. Allora, tenete conto che gli irlandesi comunque avevano questo grande retaggio storico cattolico, vivevano ancora appunto di questo passato fatto di quella religione di modi antichi, erano molto 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 cattolici, molto praticanti, tutta la loro vita era praticamente dettata dalle regole della Chiesa. Quindi accettare lo scisma anglicano per gli irlandesi era impossibile. Quindi è stata forse il motivo principale per cui c'è sempre stata grande opposizione degli irlandesi nell'accettare gli inglesi, al di là che erano po un popolo di invasori, ma il fatto che loro li imponessero addirittura di accettare la riforma religiosa era troppo. E quindi ovviamente quando Enrico VIII obbliga loro ad accettare la nuova riforma anglicana, loro non ci stanno. E allora gli inglesi cosa fanno? Iniziano a distruggere. Iniziano a distruggere tutto ciò che faceva parte del loro mondo cattolico, quindi iniziano a distruggere tutti i monasteri, tutte le chiese e a uccidere tutti i preti cattolici in modo tale che non ci fossero più persone che portavano avanti ovviamente la forma cattolica come unica religione. Ed sono stati, diciamo, gli anni più turbolenti per l'Irlanda e per gli irlandesi, soprattutto gli anni più duri in assoluto, perché c'è questa forza violenta ma anche crudele, perché poi tutto sommato, come ripeto, l'opposizione
era quella che era. Questi poveretti non è che avessero né arte né parte. E quindi questa voglia di distruggere, di togliergli tutti i loro punti di riferimento è stata veramente particolarmente cattiva, come politica. È ovvio poi, tra l'altro, che ci fossero degli spargimenti di sangue da una e dall'altra parte, perché è ovvio che quando non accetti una cosa cerchi di contrastarla. Quindi le battaglie erano l'ordine del giorno, quindi come spargimenti di sangue da ambo i lati. Tra l'altro, all'inizio del 1600, sotto il regno della regina Elisabetta I, viene consolidato di fatto il potere inglese sull'isola. Quindi praticamente le leggi erano le leggi inglesi, la religione era la religione anglicana e venne proibito addirittura la lingua irlandese e ogni forma di cultura gaelica. Quindi all'inizio del 1600 praticamente gli irlandesi non erano più liberi non solo di professare la loro fede cattolica, ma anche di parlare la loro lingua. Gli viene proprio imposto l'uso della lingua inglese. Addirittura quindi gli inglesi cosa fanno? Traducono tutti i toponimi di villaggi, città, fiumi, laghi, monti, tutto quanto viene tradotto. Tutto quanto viene tradotto e viene fatto scomparire di fatto la lingua gaelica. Viene proibita, per esempio, la musica irlandese, quindi tutti gli strumenti musicali irlandesi, il boran, il tamburo, eccetera, vengono tutto distrutti e chi viene sorpreso erano leggi molto, molto crudeli. Da un lato perché chi, per esempio, veniva sorpreso a parlare la lingua irlandese veniva impiccato sul posto come forma di insegnamento, no? Per gli altri. Chi veniva sorpreso a ballare la danza irlandese veniva ammazzato, quindi di fatto fu un dominio particolarmente brutto. Tutti i domini ovviamente sono brutti, ma devo dire che per gli irlandesi è stata davvero, sono stati dei secoli terribili. Si è voluto imporre, non solo imporre una cultura, ma distruggere anche la cultura precedente. E quindi è una cosa che purtroppo questa si vede anche ai giorni nostri, perché come al solito insomma, le lezioni non vengono mai assorbite e imparate, no? Tendiamo sempre a fare gli stessi errori. Però questo è anche il motivo per cui quando oggi si viene in Irlanda, del passato, ahimè, sopravvive praticamente pochissimo, un 1% del passato dell'Irlanda è scomparso. Non abbiamo siti monastici solo in rovina, chiese cattoliche non esistono più. E, per dire, non so, forse l'ho già detto in altri incontri, ma addirittura il divieto di costruire chiese cattoliche non è che è una cosa che è finita 300 anni fa. Ragazzi, cioè, gli irlandesi non hanno mai avuto permesso di costruire chiese cattoliche fino al 1829. Cioè, non so se avete idea. Fino al 1829 agli irlandesi veniva impedito di costruire chiese cattoliche. Nel 1829 hanno avuto il permesso, grazie all'azione diplomatica di Daniel O'Connell. Ma per dire, pensate, anche nel 1829 gli inglesi dicono: ok, se volete costruitevi queste chiese cattoliche, ma attenzione, non potete costruirle né su piazze né su vie principali. Le chiese cattoliche devono essere sempre in zone defilate. Oggi, per esempio, tanti si stupiscono perché le due cattedrali di Dublino, Christchurch e San Patrizio, ancora oggi sono tutte e due protestanti. La Chiesa anglicana fa parte della Congregazione delle Chiese Protestanti, ma diciamo che è un po' un punto così, a metà tra la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Protestante. Diciamo che si avvicina di più alla Chiesa Cattolica che non, per esempio, la Chiesa Luterana. Di fatto oggi la Chiesa Protestante in Irlanda, non dipende dalla Chiesa anglicana. Cioè, opera il rito anglicano nell'ambito delle cerimonie religiose, ma di fatto è una chiesa indipendente, si chiama Church of Ireland, la chiesa d'Irlanda, e non risponde quindi come la chiesa anglicana alla regina d'Inghilterra, ma risponde al primate d'Irlanda.
La cosa curiosa, che forse vi ho già detto, è che oggi, come oggi, sia il primate d'Irlanda della Church of Ireland, sia l'arcivescovo della Chiesa Cattolica Irlandese risiedono entrambi nella stessa città, e in una città addirittura del nord Irlanda, Armagh. Cose curiose dell'Irlanda, sono tante piccole cose, davvero. Da un lato buffe, no? Dall'altro che non riesci bene a capire, è un po' così, sembra una serie di paradossi e controsensi, ma proprio per quello che rende questo paese davvero magico, sorprendente, no? Perché ti raccontano la storia e tu dici, ah, sì, allora più o meno so dove va a parare, invece no, poi prende tutta un'altra strada. E quindi. Ci sono tantissimi spunti. Come vi dicevo, la storia dell'Irlanda poi, man mano che va verso i tempi più recenti, diventa un po' ostica da parlare. Vi dico la verità, infatti poi eviterò a un certo punto perché bisogna anche operare un po' una sorta di political correct e quindi si rischia un po' di andare così a toccare delle tematiche che possono essere viste, ecco, non bene, ecco, quindi ripeto, spero tanto che poi possiate venire in tour in Irlanda e lì allora nel contesto giusto ovviamente possiamo anche parlare di quello che è successo in tempi più recenti, però ecco, per ora vi passi pensare che questa dominazione inglese in pratica dura dal 1601, quando gli inglesi conquistano anche l'ultimo territorio dell'ultimo clan gaelico che aveva resistito, gli O'Neill del nord-est, in pratica dove oggi c'è il nord Irlanda, quello era il territorio degli O'Neill. Quindi nel 1601, con la battaglia di Kinsale, in pratica gli inglesi diventano dominatori incontrastati dell'isola. Per la prima volta tutta l'isola è unificata, però non sotto gli irlandesi, ma sotto gli inglesi. E questo dominio poi durerà fino al 1922, quindi sono veramente tanti anni di dominazione, fino al 1922, quando appunto ci sarà la dichiarazione dell'Irlanda stato libero, anche se poi in realtà l'uscita di scena degli inglesi avverrà solo con la dichiarazione di indipendenza vera e propria, con la nascita della Repubblica d'Irlanda nel 1949, quindi ancora più recente se vogliamo. Ci sono tante pubblicazioni che parlano ovviamente anche della storia recente. Adesso purtroppo ho finito il tempo, vi accennerò ancora qualcosina della storia. Perché per definire poi diciamo, i capisaldi, insomma, del dominio inglese, abbiamo ancora due personaggi da incontrare, tra cui l'uomo nero, della storia irlandese, il personaggio più temuto e che ancora oggi, insomma, fa caponare la pelle in Irlanda, e quello che poi decreterà, insomma, la fine di ogni offensiva irlandese, di ogni prova, insomma, di sovvertire il potere inglese. Quindi parlerò ancora brevemente di questi due personaggi, di questo periodo storico, appunto, che sarà appunto il 1600, e poi invece passeremo ad altri argomenti, ovviamente, forse, come ripeto, anche più divertenti, tutto sommato. Quindi per adesso vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata e ci vediamo tra un mese esatto. Grazie davvero, un abbraccio a tutti e ancora un buon anno. Guardate, come hanno detto già altri, speriamo solo che sia un anno normale. Ecco, ci accontentiamo anche di questo dopo tutto quello che è successo, no? Penso che siate d'accordo con me.